Signore e signori, buonasera. Benvenuti al Rufino Stadium Mario Lodigiani per la decima e ultima giornata del campionato di Serie A in fase di qualificazione. Oggi si trovano di fronte il Toscana Aeroporti Medicei e Prorecco Rugby. Entrambe le squadre sono già qualificate alla fase successiva, che è la fase per la pool promozione. Le squadre in campo oggi vedono per Toscana Aeroporti Medicei al numero 15 Reale, al numero 14 Lubian, al numero 13 D'Andrea che rientra da un lungo infortunio, al numero 12 Rodwell, il nuovo acquisto di Toscana Aeroporti Medicei, al numero 11 Citi, al mediano di apertura numero 10 Newton, al mediano di mischia numero 9 Taddei, Bottacci numero 8, Cosi il capitano al numero 7, al numero 6 il vice capitano Alessandro Meyer, numero 5 Savia, numero 4 Biagini, numero 3 Battisti, numero 2 Broglia, numero 1 Cesareo. Un minuto e mezzo, quasi due. Bene il sostegno del Prorecco, la palla rimane in mani reccheline. Però sulla ripartenza c'è un in avanti, ne approfittano Medicei per il rilancio del gioco, ecco Rodwell che lancia Citi, che indisturbato si invola in meta e va a schiacciare tra i pali. Bell'inizio per i ragazzi di Toscana Aeroporti Medicei, che si trovano subito dopo neanche 2 minuti in vantaggio di 5-0 in attesa della trasformazione di Newton. Newton trasforma, con la trasformazione andiamo sul 7-0, inizio in discesa. Tra i centri, con un abbandono precoce di Masera, che ha deciso di non tornare dalla sosta natalizia in Argentina, lasciando un po' sorpresa la società, che comunque non si è lasciata cogliere del tutto di sprovvista, è riuscita a concludere velocemente per l'acquisto, per il rientro di Rodwell, un ragazzo nato e cresciuto nel vivaio di Firenze, con diverse presenze all'attivo nazionale giovanili, ha partecipato anche al raduno della nazionale maggiore in Val d'Aosta per la preparazione della Coppa del Mondo del 2011. Lancio disturbato dai recchelini, che recuperano il pallone e ripartono appena fuori dalla loro linea dei 22. Pick and go, la linea fiorentina sembra attenta, vediamo. Non si avanza, si decide di rilanciare il gioco al piede e il pallone è preda della linea arretrata fiorentina. Citi contrattacca, lancia Meyer, siamo attorno alla linea di metà campo. Il pallone esce velocemente, e si lancia un nuovo attacco fiorentino. Broglia si incarica di portare avanti il pallone e fa strada. Si cambia senso al gioco, siamo sulla linea dei 10 metri, ancora veloce la palla, Newton, finta, Cosi al piede, ma il calcetto viene intercettato e il pallone torna ancora in mani di Recco, che decide comunque di rilanciare il gioco al piede e lascia di nuovo l'iniziativa a Toscana Aeroporti Medicei. Up and under di Citi. Bene, bello scontro tra pacchetti, bene Toscana Aeroporti che sembra prendere un vantaggio, la palla esce bene dalla parte bianco-argento-rossa e parte Taddei che lancia Reale, palla a Rodwell che cerca di incunearsi nelle file della difesa di Recco. Chi è entrato? Stefano, chi è entrato? Visto chi è entrato? Ancora bene la spinta dei fiorentini, che riescono a rubare il pallone a Recco, bella prestazione del pacchetto fino a questo momento. Bottacci si incarica di portare avanti il gioco, che viene poi allargato e Recco viene sorpreso in posizione di fuorigioco e c'è ancora un calcio di punizione a favore dei toscani. Cambio di senso del gioco, situazione promettente, bella finta di Cosi che porta avanti ancora il pallone, fa tanti metri, si entra nella linea di 5 metri. Recco porta a terra il pallone, si forma.
forma un rack. Al momento la tattica di Recco è quella di giocare stretto attorno al raggruppamento. Una volta che non c'è avanzamento, il pallone viene portato avanti al piede. La difesa dei Toscani comunque fa buona guardia, recupera il pallone e allontana il piede. L'arbitro però chiama un fuorigioco della difesa fiorentina e c'è un calcio di punizione per Recco. Finta nel primo blocco di salto e la palla, anche se con un po' di difficoltà, finisce dalla parte Toscana Aeroporti Medici. Credo che sia il primo touch vinto dai fiorentini. Taddei porta avanti il pallone, si forma un rack, si rilancia il gioco nella parte centrale del campo, Bottacci porta avanti, va a terra, nuovo rack, c'è un giocatore di Recco finito dalla parte sbagliata del raggruppamento, ostacola l'uscita del pallone e l'arbitro non ci pensa due volte a fischiare un calcio di punizione per i Medici. Dal lancio del gioco, veloce combinazione tra Reale e Lubian che si libera da un placcaggio e va a schiacciare per la seconda meta di Toscana Aeroporti Medici. Si concentra, rincorsa, buon calcio che finisce centrale tra i pali, sono due punti in più che portano Toscana Aeroporti Medici al 14-0. Meta trasformata da Newton. La palla viene ancora vinta da Recco, si forma un mol che comunque non fa strada, lotta tra i due pacchetti, gira la mischia, deve andarsene il giocatore di Recco che è finito dalla parte sbagliata. Sembra molto buona la spinta dei ragazzi di Toscana Aeroporti Medicei che riescono a portare indietro la linea di Recco e fanno loro il pallone. Un bel turnover conquistato con caparbietà, sarà mischia per Toscana Aeroporti Medicei sulla linea dei 5 metri. Situazione molto favorevole. Un bel lavoro di tutto il pacchetto che costringe la mola avversaria a retrocedere e quindi a far perdere il pallone. C'è l'ingaggio, Taddei introduce il pallone, buona la spinta dei Toscani ancora, si è creato bene la più facile delle situazioni apparentemente, grande lavoro del pacchetto di Mischia, combinazione, respiro profondo, partenza, grande calcio, la palla sfila di un falla barba al palo come si sarebbe detto in altri tempi. Recupera Newton che incarica Bottacci di andare a attaccare la linea, fa volare il primo oppositore, pallone esce velocemente dalla parte dei fiorentini, Meyer attacca la linea e fa ancora strada. Siamo entrati nella linea di 10 metri e la difesa di Recco sembra davvero in difficoltà. Lancio di Recco che viene rubato finalmente da fiorentini che sono entrati in una fase molto positiva, vincono gli scontri diretti, portano a terra il pallone, bene in mischia, Brogli attacca, si forma un rack, palla un po' bassa che comunque viene recuperata da Newton che lancia da Andrea che libera per Rodwell che alla prima partita Aeroporti Medici riesce a segnare la sua prima meta personale. È la quarta meta, quella che vale il punto di bonus, siamo al 33esimo e la palla c'entra i pali per i due punti aggiuntivi. Bene, incitati dal mediano di Mischia Taddei, i Toscani sembrano prendere il sopravvento, ma una controspinta molto ben organizzata di Recco permette loro di riconquistare il pallone. Toscana è ben pronta, Cosi recupera, lancia Reale, loop, Citi che apre il gioco dalla parte opposta del campo, per Rodwell che semina il panico nella difesa avversaria. La palla torna di nuovo a Cosi, velocissima combinazione,
nemmeno il tempo di mettersi a sedere per gli spettatori, che i ragazzi di Toscana Aeroporto Medici segnano ancora. Ancora è Chianucci, neo entrato, uno dei record di velocità nella realizzazione delle meta per un giocatore neo entrato. Siamo al primo minuto del secondo tempo e Toscana Aeroporti si porta sul 31-0. Al primo minuto del secondo tempo Toscana Aeroporti Medici 31, Lorenzo 0. Allora, vediamo di descrivervi i cambi. Vediamo in campo, come già annunciato, Di Donna. Deve essere uscito anche Newton, sembra uscito Newton, e infatti è Reale. Meta trasformata da Reale, Toscana Aeroporti lo dice 33, Lorenzo 0. Tanti metri per i toscani ancora, si arriva a giocare attorno alla metà campo, c'è vantaggio, anche un'infrazione dei Recchelini. Bene, il pallone circola molto. Reale che lancia Lubian, che viene placcato nettamente in ritardo dopo aver calciato la palla. Vediamo cosa decreta l'arbitro. C'è lotta attorno al punto d'incontro. Enrico allontana il gioco al piede, ma c'era stato un in avanti dei toscani e si giocherà una nuova mischia, questa volta a ridosso della linea mediana del campo. Le squadre si studiano cercando di capire chi salterà per intercettare. Bene, Cosi questa volta riesce a rubare il pallone. Portato bene a terra, il neo entrato Morsellino porta avanti la palla, fa strada, viene portato a terra, lascia il pallone come dal regolamento e lo recupera, e viene lanciato Battisti. Battisti che sfonda la linea avversaria. Cambio di fronte per l'attacco di Toscana Aeroporti Medici. Lubian prende velocità, lo vanno a placcare in due, lo portano a terra, ma si rialza e guadagna ancora 5 metri. Molto bene Lubian anche oggi. Un giocatore di Recco completamente sdraiato sul Lubian ne rallenta l'uscita del pallone, ma la palla rimane saldamente in mano toscana e si riparte con Meyer. Meyer lancia a Zileri, che viene portato a terra, ma l'arbitro ferma il gioco. Logi al posto di Lubian. Medici sostituisce Cesareo per Pairai e Lubian per Logi. Mol avanzante dei toscani, fa strada, siamo attorno alla linea di meta, ma viene l'avanzamento viene portato a terra, c'è vantaggio per i giocatori di Toscana Aeroporti Medicei. Vediamo come decideranno di giocare. Logi si sposta sul lato chiuso che era incustodito, ma viene deciso di attaccare vicino al raggruppamento. Siamo a mezzo metro dalla linea di meta, serie di crolli, calcio di punizione per una serie di falli di Recco. L'arbitro ferma il gioco e sembra richiama ancora il capitano dei Recchelini, veramente in difficoltà. Ancora buona la spinta, buonissima spinta di Toscana Aeroporti, che ruba nuovamente il pallone, predominio netto, e sembra che Rodwell taglia la difesa in due come un coltello nel burro e va ancora a schiacciare. Meta Rodwell! Gira la palla, ma colpisce il palo e la meta non viene trasformata. Palla a due mani per Recco, portata a terra, Moll sembra far strada, ma molto in senso laterale, si isola la prima parte del Moll,
si combatte attorno al pallone, c'è un buon sovrannumero della difesa toscana proprio dal lato dove il Recco decide di attaccare, e quindi una scelta un po' suicida. Vediamo come evolverà il gioco. Panerai ferma il portatore avversario e lo costringe indietro per 5 metri. Avanza Recco che viene portato a terra con un doppio placcaggio. È Fanelli questa volta che si incarica di fermare l'offensiva avversaria. Calcetto a scavalcare che viene perso dagli attaccanti, e quindi è ancora Toscana Aeroporti Medice che recupera il pallone e rilancia il gioco da dentro la propria area dei 22. Non c'è avanzamento e l'arbitro torna sul vantaggio per un in avanti precedente, quindi si giocherà una mischia con inserimento per Taddei, Toscana Aeroporti Medice. Viene comunicata la chiamata per decidere su quale blocco lanciare. Sul primo blocco, conquistata ad una mano, il gioco viene aperto ma non c'è un grande avanzamento, si lotta molto attorno al punto d'incontro, parte Cacciagrano che viene subito portato a terra da Morsellino che lo placca a altezza rotule. Buonissimo lavoro della difesa toscana. Questa volta il Logi chiamato al placcaggio non si lascia pregare, porta a terra il giocatore di Recco e va a contendere il pallone. La palla esce dalla parte toscana. Grandissimo lavoro dei giovani di Toscana Aeroporti Medice che in ogni occasione riescono a rallentare le trame offensive dei Recchelini e addirittura a riconquistare il pallone. Apre su Rodwell che lancia Morsellino che semina il panico nella difesa avversaria, penetra in profondità, si forma un raggruppamento, siamo ben profondi dentro 22. Si cambia fronte, questa volta è Bartoli, veramente ispirato, bravissimo Bartoli che elude il placcaggio e va ancora a schiacciare per il Festival delle Mete di Toscana Aeroporti Medice di oggi. Il bello e il cattivo tempo, rincorsa di Reale, calcio sicuro per la trasformazione che porta il punteggio sul 45-0. Lancio portato a terra a due mani, Moll per Recco, la difesa fiorentina è ben appostata, non c'è avanzamento, finalmente sembra che la Moll si muova in avanti, i fiorentini sono a spingere, esce il pallone, meta di Recco, proprio sulle battute finali, il rientrante Cacciagrano, anche lui al rientro da un infortunio, riesce a schiacciare la palla proprio nelle battute finali. 45, Pro Recco 5. Rincorsa di Heymans, calcio che sfila largamente. E finisce il match sul fischio dell'arbitro signor Russo. E si conclude la partita. Punteggio finale 45-5 per i ragazzi di Toscana Aeroporti Medice. Punteggio che finale hanno condotto con grande autorità, malgrado la giovane età della squadra, un incontro che alla vigilia sembrava porre più difficoltà. È tutto per oggi da Firenze. Vi diamo il saluto e vi auguriamo una buona serata.